Sì, no raga, disintegrati ragazzi, disintegrati. Napoli-Juventus 5-1. Onestamente mi aspettavo una partita giocata meglio dal Napoli, una Juve un po' più in difficoltà, ma non a questo punto. Un primo tempo in cui diciamo che abbiamo visto una partita abbastanza equilibrata, come una partita che si sblocca in favore del Napoli, che successivamente poi il Napoli raddoppia e che poi invece finisce con la Juventus che accorcia le distanze. Onestamente pensavo di vedere un secondo tempo in cui la Juve potesse in qualche modo impensierire il Napoli, ragazzi, ma partiamo con ordine però. Ovviamente, ragazzi, prima di partire con il video, un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ragazzi, il Napoli la sblocca al 14esimo, gol di Victor Osimhen, un pallone messo in mezzo dalla sinistra con il Napoli che attaccava da destra verso sinistra, un pallone in mezzo, Kvaratskhelia in mezza rovesciata, devo dire che il tiro meritava molto 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 di più, però praticamente Szczęsny con i pugni smanaccia, la palla arriva sulla ribattuta su Osimhen che di testa punisce Szczęsny 1-0 per il Napoli. Al 39esimo gol di Kvaratskhelia, qui ragazzi secondo me una dormita colossale da parte della difesa da Juve che praticamente ragazzi perde palla da solo, si è fatta male da solo, con Kvaratskhelia che a tu per tu con Szczęsny di prima insacca la palla alla sinistra del portiere polacco. Poi la Juventus, diciamo che subito dopo, alla fine del primo tempo, alla fine del primo tempo dei tempi regolamentari, Di Maria segna il gol, ragazzi, che accorcia le distanze, devo dire una serie di batti e ribatti dentro l'area di rigore, la palla in qualche modo arriva a Di Maria che col mancino insacca alla destra di Meret. Juventus che accorcia le distanze, finisce il primo tempo, pensavo potesse esserci, ragazzi, un secondo tempo molto diverso in cui la Juve avrebbe spinto tanto, neanche a dirlo, ragazzi. Comincia il secondo tempo e dopo appena 10 minuti il Napoli segna il gol del 3-1. Praticamente, ragazzi, un cross ad uscire diciamo dalla bandierina del corner. Praticamente la palla esce, diciamo che attraversa tutta l'area di rigore, esce poi dall'area di rigore, nessuno che la tocca, arriva poi Rachmani che al volo fa un tiro micidiale, Szczęsny, ragazzi, neanche la vede partire perché era veramente appena fuori dall'area, è un tiro molto 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 veloce, quindi nulla da fare. Poi segna Victor Osimhen il 4-1, anche questo, ragazzi, un bellissimo gol, assist di Kvaratskhelia che praticamente quasi la fermo, fa un cross in mezzo con Osimhen che salta più in alto di tutti, se non mi sbaglio chi lo marcava era in mezzo tra Alexandro e Kostic, ragazzi, è saltato in aria per almeno 3 metri. Successivamente poi la chiude, anche se già, ragazzi, sul 4-1 era abbastanza chiusa, Elmas che anche lì, ragazzi, su una deviazione che è involontaria ma decisiva, segna il 5-1 per il Napoli. Juventus, ragazzi, che non subiva gol da 7 giornate, quindi una Juve che per 7 giornate non ha subito mai 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 gol. Oggi se ne becca 5, ragazzi, 5 pappine, 5 pappine. E ragazzi, direi che possiamo benissimo benissimo dire che lo scudetto si può anche dare al Napoli, perché ragazzi, di Napoli o comunque di squadre a livello di questo Napoli non ce n'è. Napoli che adesso vola a 47, a meno 10 dalla Juventus, il Milan vincendo andrebbe a meno 7, ma comunque diciamo i punti sono sempre quelli. L'Inter vincendo domani, se dovesse vincere, andrebbe a pari punti con la Juventus, quindi comunque sarebbe una partita importante. Onestamente, ragazzi, io da tifoso tifavo onestamente per la Juve perché ormai non ci credevo più nello scudetto, molto palese. Onestamente, ragazzi, non vincendo l'Inter, sono contentissimo che la vinca una squadra come il Napoli. Che dire, ragazzi, che dire? Video molto corto, ma c'è poco da dire, poco da dire. C'è stata una sola squadra in campo. Onestamente, durante il primo tempo, per come si era messa la partita, diciamo che anche per le azioni che abbiamo visto, la partita poteva far pensare tutto tranne che a questo. Perché comunque, ragazzi, ricordiamoci che la partita si è conclusa sul punteggio di 2-1 per il Napoli nei primi 45 minuti, però comunque la Juve ha avuto un paio di occasioni. Praticamente anche il colpo di testa di Milik che la tira centrale a Meret, la palla deviata da parte di Rachmani con Meret che fa un miracolo, il palo di Maria. Quindi diciamo che il primo tempo poteva far pensare tutto tranne che ad un'imbarcata, soprattutto da una squadra che diciamo fino a quel momento, anzi non fino a quel momento, anche adesso ha la miglior difesa,
Però ragazzi, fino a quel momento aveva 7 gol subiti in 18 partite, cioè subisce meno di un gol ogni due partite la Juventus come media. Adesso i gol subiti da 7 passano a 12, anche se comunque continua ad avere la miglior difesa del campionato nonostante abbia subito 5 gol. Con il Napoli subito dopo a inseguire, però come attacco un po' male, diciamo la Juve soprattutto in attacco. Comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ragazzi, per me lo scudetto si può prendere bene al Napoli, perché per adesso, cioè, sono ragazzi una squadra senza senso, imprendibili. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere se secondo voi ormai, arrivato a questo punto della stagione, il campionato è chiuso, quindi se il Napoli, se secondo voi il Napoli ha già vinto lo scudetto, se secondo voi ancora può esserci qualche sorpresa. Io, come sempre, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e di commentare sotto al video dicendomi cosa ne pensate della partita, sia da parte del Napoli sia da parte della Juventus. Io, come sempre, vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella, ragazzi!